Ma ovviamente al primo occhio può sembrare una barca, una copia di Barca 1, in realtà è, per noi che l'abbiamo concepita, disegnata e evoluta, ci rendiamo conto delle differenze. Le differenze in realtà sono tante e magari a chi non è esperto, a chi non è abituato a vedere questo tipo di barca fa fatica a notarlo, però sono sostanziali sia nell'opera viva, nella parte diciamo immersa, che in coperta, la forma della prua è notevolmente diversa, i pozzetti sono completamente diversi. Abbiamo cercato di, fortunatamente, abbiamo varato Barca 1, molto competitiva, una barca di cui eravamo molto contenti, quindi non avrebbe avuto senso stravolgere il nostro progetto, a differenza magari di altri nostri vicini. Quindi è quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato di ottimizzare, migliorare tutto quello che potevamo migliorare rispetto a Barca 1, sia da un punto di vista idrodinamico ma anche e soprattutto aerodinamico. E poi tutta la parte che magari non si vede che è dentro la barca che riguarda un po' tutto il controllo dei sistemi di bordo. Quindi diciamo che in realtà la barca è molto diversa ma fa parte della stessa famiglia ed è un'evoluzione di Barca 1. E a proposito di vicini, la scorsa settimana American Magic e Neos hanno varato i loro secondi scafi. Che differenze hai notato rispetto ai precedenti? Ma ovviamente hanno optato per una strada completamente diversa dalla loro prima barca, sia gli inglesi che gli americani, forse molto di più gli inglesi rispetto agli americani, probabilmente bisognerebbe chiedere a loro il motivo per cui hanno fatto una seconda barca completamente diversa dalla prima. Diciamo che vedo molte cose, diciamo che abbiamo visto sulla nostra barca, quindi evidentemente qualche spunto l'hanno preso. E ora come procede il programma del team? Come saranno i prossimi mesi e su quali punti chiave vi concentrerete? Ma adesso entriamo nel vivo della Coppa America, adesso siamo qua a Auckland, abbiamo varato Barca 2, quindi i prossimi giorni saranno fondamentali per fare il sign off di tutti i check strutturali della barca, quindi sia oggi che domani, dopodomani continueremo i test strutturali e poi l'obiettivo è quello di andare a navigare entro fine settimana o al massimo domenica per terminare con i sea trial, quindi con le vele, vedere effettivamente tutti gli aspetti strutturali della barca per poi iniziare dalla prossima settimana il programma di avvicinamento e di preparazione della barca per le prime regate che saranno il 17 dicembre. Saranno settimane impegnative, toste, perché il tempo a disposizione non è tanto, però insomma siamo confidenti di arrivare pronti alla regata. Confronto con tutto il team. Ma io credo che ci sia molta aspettativa da parte di tutti, perché comunque il fatto di aver annullato a causa Covid, l'evento di Cagliari, quello inglese di Portsmouth, ovviamente ha messo tutti i team in una condizione, in una situazione di navigare un po' al buio rispetto agli avversari, di non avere un termine di paragone, di non sapere dove si è rispetto agli altri avversari. Quindi ogni team poi ha cercato di trovare quale fosse la soluzione migliore per fare il miglior sviluppo su Barca 1 per Barca 2. Abbiamo navigato tanto a Cagliari dopo il lockdown e questo ci ha permesso di chiudere la sessione italiana a Cagliari, alla base di Cagliari, contenti e felici di quello che avevamo fatto. Abbiamo cercato di mettere su Barca 2 fino all'ultimo giorno quello che ritenevamo una miglioria rispetto a Barca 1 e niente, adesso ovviamente tutti fremono per cercare di trovare il modo di trovare qualche barca vicino al Golfo Hauraki per vedere e iniziare a avere le prime sensazioni, i primi feeling in termini di performance, perché alla fine vincerà la barca più veloce, non solo l'equipaggio migliore. Nella scorsa campagna hai lavorato con i neozelandesi, quindi forse conosci bene il loro approccio e il modo di lavorare. Quali sono, secondo te, i loro punti di forza e di debolezza? Ma io di punti deboli i Kiwi ne hanno pochi, forse non ne hanno. Loro sono molto forti, sono un team molto unito, rappresentano una nazione che di velisti, tutti i neozelandesi sono andati o vanno in barca a vela, quindi hanno il supporto di tutti, giocano in casa, hanno il vantaggio di avere 3 mesi di anticipo, 3 mesi di tempo per mettere a punto la barca rispetto ai Challenger,
essendo loro i defender. E sono molto smart, sono molto intelligenti, hanno un design team, un gruppo di velisti molto molto forti e sicuramente quando vareranno la barca fra qualche settimana sicuramente avranno fatto qualcosa di molto interessante, vediamo cosa faranno, però allo stesso tempo credo che chi vincerà la Prada Cup sarà uno sfidante molto, molto difficile da battere per loro. Ma io sì, ho navigato tanto in passato perché ho fatto praticamente 4 campagne qua, perché le prime di Luna Rossa, poi quella con Team New Zealand la scorsa Coppa, quindi ho navigato tanto. La grossa differenza è che questa volta regatteremo dentro tra le isole, a parte un campo di regata che è leggermente fuori tra Takapuna e Rangitoto, però regatteremo dentro un bacino abbastanza piccolo, quindi questo darà la possibilità anche da terra di vedere bene le barche, regattare. È un campo di regata difficile perché navigando in mezzo alle isole ci saranno parecchi salti di vento, però insomma siamo abituati, Cagliari ci ha offerto delle condizioni speciali, ci ha permesso di navigare sia in mare aperto che a ridosso magari della Sella del Diavolo, dove il vento magari era più rafficato, quindi abbiamo avuto modo di fare parecchio allenamento in condizioni simili a quelle che poi troveremo qui nei prossimi mesi. Torniamo invece a questa importante milestone raggiunta con la giornata di oggi. Quali sono state le tue emozioni? Ah, oggi è stata una giornata abbastanza emotiva per me, per il team, ma mettere comunque in acqua una barca così complessa, complicata, sofisticata, e curata nel minimo dettaglio, ripeto, magari chi non ha un occhio esperto fa fatica a capire le peculiarità e le differenze tra barca 1 e barca 2, ma soprattutto la precisione di costruzione. Se uno ha la possibilità di entrare dentro la barca si rende conto che Persico Marina ha fatto un'opera d'arte, insieme ai nostri progettisti, i nostri project manager, hanno fatto un oggetto. Io ora non credo di aver mai visto un oggetto così ben costruito. È un'emozione forte perché sono più di 3 anni di lavoro, abbiamo iniziato questa sfida a settembre del 2017 e questa verrà ricordata come una Coppa America un po' particolare, no? Per tutto quello che è successo, che sta risuccedendo in Italia con il problema del Covid, abbiamo avuto parecchi stop and go. Adesso siamo qua in Nuova Zelanda in questa bolla che sembra quasi surreale, no? Perché se uno guarda un po' fuori dalla finestra e fuori da Nuova Zelanda ci si rende conto che in realtà le cose non sono così rose, quindi in realtà oggi ci portiamo anche un po' d'Italia, alla fine è una sfida italiana, rappresentiamo, abbiamo la bandiera italiana sullo scafo, rappresentiamo grosse aziende come Prada e Pirelli, Panerai e tanti altri fornitori italiani e supplier, e quindi abbiamo l'orgoglio e la pressione di tutti loro da portare avanti nei prossimi mesi. Vuoi dare un messaggio per chi non potrà essere qua e ci seguirà da casa? Ma il messaggio ovviamente, fortunatamente abbiamo lottato fino a fine per avere questa volta la Coppa America in chiaro, quindi le regate verranno trasmesse sia sui canali Rai che su Sky, questo permetterà a tutti di poter vedere le regate, purtroppo dovranno fare delle levatacce perché le regate saranno nel tardo pomeriggio, intorno alle 3, alle 4 del pomeriggio, quindi vuol dire svegliarsi alle 3, alle 4 di notte in Italia. Però sono sicuro che dipenderà da noi, avere più o meno fans e supporter dipenderà dai risultati che faremo in mare. Quindi è una promessa che facciamo anche ai nostri tifosi di dare il massimo e cercare di andare il più lontano possibile, poi vedremo.